Oltre a Dürer, Cranach e Grunewald, Altdorfer è l'artista tedesco più significativo del XVI secolo. Pittore di talento, grafico e fondatore della scuola del Danubio. Lavorò a Ratisbona, sul Danubio, dipingendo pale d'altare e scene bibliche e storiche e fu anche il primo pittore di paesaggi in senso moderno. La Crocifissione è una composizione con numerose figure raffigurate su uno sfondo dorato. Quest'opera illustra molto bene il suo modo fresco di rappresentazione e di narrazione. Altdorfer dipinse diverse crocifissioni, ma è possibile, per motivi stilistici, datare questa versione intorno al 1520. La disposizione simmetrica, con la croce al centro della composizione, la folla che si accalca intorno ad essa e lo sfondo dorato, una caratteristica insolita per Altdorfer, conferiscono all'opera un carattere peculiarmente arcaico. Peter Bruegel il Vecchio fu la figura più importante della pittura fiamminga del XVI secolo, capostipite di una dinastia di pittori. La sua pittura realistica dei contadini, sia nelle opere profane che in quelle religiose, gli valse il soprannome di Bruegel Contadino. Diverse copie di questo quadro, sia contemporanee che risalenti al XVII e XVIII secolo, sono giunte fino a noi. Le numerose copie e varianti di questo dipinto con il tema del Santo Battesimo si spiegano anche con la diffusione del movimento anabattista in quegli anni di turbolenze e lotte religiose. La data del dipinto coincide con un periodo di iconoclastia nei Paesi Bassi. In questo quadro, il San Giovanni Battista, predicatore, si perde praticamente nella folla colorata di contadini, storpi, zingari, bambini dispettosi che si arrampicano sugli alberi, dipinti con sorprendente realismo. Persino il fiume sullo sfondo e la chiesa lontana hanno un ruolo più importante dell'impersonale figura del santo. Quest'opera è stata attribuita in passato a Marco Basaiti. Colpisce molto la sua somiglianza con il San Girolamo nel deserto di Harwood, nello Yorkshire, di cui sembra essere una copia. Il dipinto rappresenta al centro San Girolamo con una pietra nella mano destra per percuotersi il petto, mentre con la sinistra regge una croce in legno che contempla. Questo dipinto fu straordinariamente popolare per diversi secoli e ne sono sopravvissute molte versioni, incisioni e copie. Tuttavia la qualità del quadro di Budapest, in particolare la tenera modellazione e la bellezza espressiva dei volti e delle mani, ha indotto gli studiosi a ritenere che si tratti del dipinto originale, tanto apprezzato nella Roma del XVII secolo e riprodotto in un'incisione contemporanea. Isara era un crudele capo cananeo che dominò gli israeliti per 20 anni. Barak sconfisse i suoi 900 aurighi con un attacco a sorpresa degli israeliti. Sisara fuggì e si rifugiò nella tenda di Jaele, moglie di Eber il Kenita. Ella offrì al terrorizzato cananeo un rifugio. Quando si addormentò, lei gli conficcò nel cervello un picchetto della tenda. L'atto soddisfaceva la predizione di Deborah, profetessa e leader israelita, che aveva previsto che una donna avrebbe ucciso Sisara. Questo celebre episodio dell'Antico Testamento fu dipinto dall'artista al termine del suo soggiorno fiorentino durato 8 anni. La scena non è ambientata nella tenda di Giaele, ma in un interno di palazzo con una grande colonna. La composizione drammatica mostra solo i due attori principali con il pilastro che reca la dichiarazione di paternità di Artemisia. Questo bellissimo dipinto è uno dei quadri più problematici della storia dell'arte e un costante oggetto di dibattito. L'identità del pittore è ancora in discussione e, mentre la maggior parte degli esperti attribuisca l'opera a Giorgione, ci sono alcuni studiosi che ritengono che sia stato dipinto da Giovanni Cariani o da qualche altro pittore veneziano attivo intorno al 1510. Ogni decisione è resa più difficile dal fatto che il dipinto è giunto a noi in pessime condizioni. L'apertura della finestra sinistra e il paesaggio sullo sfondo, ad esempio,
sono così sbiaditi da essere poco visibili a occhio nudo. Le radiografie rivelano alterazioni sia agli occhi che alle mani, eseguite durante la realizzazione del quadro, simili a modifiche presenti in altri dipinti di Giorgione. Certamente diverse caratteristiche avvalorano la convinzione che il ritratto d'uomo sia stato dipinto da Giorgione stesso, forse non molto tempo prima della sua morte nel 1510. Gli emblemi sul parapetto, il cappellino con la V, la triplice testa femminile, la piccola tavoletta e l'iscrizione, sono stati variamente interpretati. Una spiegazione, la più frequente e forse la più accettabile, è che questo quadro sia un ritratto del poeta Antonio Broccardo. La figura femminile rappresentata in questo dipinto è una ragazza di Saragozza. Indossa una veste marrone molto usata, uno scialle di tela bianca incrociato sul petto e ha alla vita una larga sciarpa di panno giallo morbidamente annodata su un fianco. Dall'orlo sfrangiato della sua rustica gonna sporge il bordo di una sottoveste bianca. I capelli ricci, un po' scomposti dalla brezza, sono raccolti sulla nuca in uno chignon vistoso fermato da un cordoncino. La ragazza poggia sull'anca destra una giara di terraglia e la sostiene con la mano destra, mentre con la sinistra porta un canestro di vimini con dentro bicchieri di stagno o di peltro, pronti per distribuire l'acqua. Il ritratto di Pietro Bembo, uno dei primi ritratti di Raffaello, rappresenta la sua arte agli inizi del Cinquecento, il periodo di transizione tra le prime opere in stile umbro e quelle del periodo fiorentino. Il giovane, in abito e berretto rosso, è ritratto su uno sfondo paesaggistico che raffigura la dolce campagna collinare dell'Umbria. I capelli, raccolti in lunghe ciocche, come era di moda all'epoca, incorniciano un volto gentile. Entrambe le mani sono appoggiate al parapetto e nella mano destra c'è un foglio di carta piegato. Per la sua generale somiglianza con i primi autoritratti fiorentini, per qualche tempo si è pensato che questo quadro fosse un altro autoritratto, mentre alcuni studiosi lo ritenevano il ritratto di un giovane cardinale. Recenti ricerche hanno però identificato il quadro come quello che il veneziano Marcantonio Michiel aveva visto nello studio di Pietro Bembo a Padova, raffigurante Bembo da giovane. Vasari scrisse con ammirazione dell'altare maggiore di Santa Maria Novella a Firenze, l'ultima opera del ghirlandaio terminata dai suoi allievi. Fino al 1804 rimase al suo posto, poi fu smembrato e disperso in varie collezioni in tutta l'Europa. Oggi non è possibile ricostruire esattamente la forma originale dell'altare. Tradizionalmente si ritiene che tutti i pannelli di Berlino appartenessero alla parte posteriore dell'altare, ma mentre Vasari cita sei ali che descrivono la parte anteriore della pala, non ne fa menzione per quella posteriore. Sembra quindi giustificata la supposizione che i santi di Monaco e Berlino, insieme al Santo Stefano di Budapest e al San Pietro Martire, precedentemente in collezione privata a Parigi, decorassero tutti la parte anteriore dell'altare. Crivelli fu uno dei pittori più attivi a Venezia nella seconda metà del 400 e fu responsabile di molte pale d'altare in piccole chiese venete e marchigiane. Adattandosi al gusto conservatore dei suoi committenti, dipinse in uno stile arcaico basato sulla tradizione gotica. Le sue Madonne sono solitamente in posa frontale, su uno sfondo dorato di splendore bizantino. La composizione è solenne e rigorosamente lineare, con pochi movimenti e pochi dettagli della natura. Solo il disegno puro e sicuro dei volti e i festoni di fiori e frutti riccamente applicati testimoniano che Crivelli è un maestro del 400, un artista rinascimentale con uno stile proprio. Il dipinto è firmato sul gradino del trono. Opus Caroli Crivelli Veneti. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!